In viaggio. Ranocchio non si era mai allontanato dal suo piccolo villaggio, fino al giorno in cui arrivò il suo amico Porcospino e gli chiese: "Vuoi venire con me?" "Ma per andare dove?" volle sapere Ranocchio. "In viaggio", rispose Porcospino. "In viaggio?" domandò Ranocchio. "Sì", disse Porcospino, "salta su." "Sei seduto comodo?" chiese Porcospino. "Allora allaccia la cintura." Ranocchio fece sì con la testa e si allacciò la cintura. Nel frattempo, il suo amico mise in moto. "Allora possiamo partire", concluse. "Saluta il villaggio." In un attimo si lasciarono alle spalle il piccolo villaggio. "Stiamo per fare un viaggio!" esclamò Ranocchio eccitato. "Siamo già in viaggio!" disse Porcospino. "È bello essere in viaggio", esclamò Ranocchio. "Il vento mi fischia nelle orecchie, il sole mi scalda la punta del naso. Mi sento libero come un ranocchio", sorrise Porcospino. "Ah, libero come un ranocchio! Buona questa!" Il suo verde amico rideva di gusto, seduto comodo sul sedile posteriore. Dopo un po' Ranocchio disse: "Allora, non siamo ancora arrivati?" "Siamo in viaggio, Ranocchio", rispose Porcospino. Continuarono a guidare per ore e ore. Ai piedi del Monte Alto, Ranocchio chiese: "Dobbiamo salire fin lassù?" "Certo", rispose Porcospino. "La strada passa di là." "Oh!" disse Ranocchio. Dopo una lunga salita, Ranocchio chiese di nuovo: "E adesso siamo arrivati?" Porcospino teneva gli occhi fissi sulla strada. Il cielo si stava facendo scuro di nubi, cariche di pioggia. Premendo un pulsante, Porcospino chiuse il tettuccio dell'auto. "Siamo quasi arrivati?" provò ancora Ranocchio. "Ascolta il rumore della pioggia che batte sul tetto", disse Porcospino. Raggiunta la vetta, Porcospino spense il motore, aprì il tettuccio dell'auto, respirò a pieni polmoni l'aria fresca di montagna e si guardò attorno per qualche minuto. Infine fece un sospiro di gioia e disse: "Magnifico, davvero magnifico!" "Bello", annuì Ranocchio, "quindi siamo arrivati?" "Non proprio", rispose Porcospino scuotendo la testa. "Siamo in viaggio, ricordi?" Ripresero a viaggiare per giorni e giorni. "Guarda, stiamo per entrare in una galleria. Non è emozionante?" disse Porcospino. Ranocchio pensò che la galleria era davvero buia. Faceva freddo e il vento gli fischiava nelle orecchie, ma presto i suoi occhi si abituarono al buio ed era davvero emozionante. Appena uscirono, Ranocchio esclamò felice: "Wow, abbiamo attraversato la montagna!" "Ehi, stiamo passando sull'acqua! E là in alto ci sono delle specie di automobili appese a dei fili. E in lontananza quell'immenso blu luccicante! Ma che cosa sarà?" "Quello è il mare", gli rispose Porcospino. Bellissimo! Fu tutto ciò che riuscì a dire Ranocchio mentre insieme guardavano il mare. Non sapeva che esistessero luoghi dove si poteva guardare così lontano. "Possiamo proseguire ancora?" chiese Ranocchio. "Ma certo", rispose Porcospino. "Stiamo facendo un viaggio, ricordi?" Con prudenza, Porcospino guidò l'auto su un traghetto che li portò lontano fino sull'altra riva. Qui scesero dal traghetto e ripresero a guidare. Per settimane e settimane. Lungo la strada ascoltarono storie che non avevano mai sentito prima.
Mangiarono frutti esotici, assaggiarono formaggi prelibati e ascoltarono musica così bella che faceva quasi venire voglia di piangere. Intanto anche Ranocchio aveva imparato a guidare. Un bel giorno tornarono al piccolo villaggio da dove erano partiti molti mesi prima. Ranocchio fermò l'auto. «Wow, com'è cambiato tutto qui!» osservò. Porcospino guardò il suo amico sorridendo e disse: «Anche tu sei cambiato, Ranocchio!» Questo fece riflettere Ranocchio. «Voglio farti un regalo!» disse Porcospino quando venne il momento di salutarsi. Aprì il bagaglio e ne strasse una magnifica conchiglia. «Avvicinala all'orecchio, Ranocchio!» avvicinò con prudenza la conchiglia all'orecchio. «Il mare!» esclamò eccitato. «Sento il rumore del mare!» E gli sembrò di vedere di nuovo il blu scintillante e di sentire l'ebbrezza marina. «Sono in viaggio!» «Sempre!» disse Porcospino. «Lo sei sempre!»